Bisogna innovare per competere, per crescere, per consentire all'industria europea, alla nostra industria, cui oggi si guarda con sempre maggiore attenzione quale base per costruire una ripresa duratura, di rimanere all'avanguardia sia dal punto di vista qualitativo sia da quello tecnologico. Vanno messi in campo a questo fine progetti nuovi e investimenti strategici per aumentare la produttività del sistema e per poter costruire in tal modo un nuovo patto sociale, alla cui base vi sia, da un lato, l'aumento necessario di produttività e dall'altro una crescita del lavoro e dunque una riduzione delle diseguaglianze sociali.